a tutti, salve a tutti e bentrovati. Centro Ibisco di Marina di Città Sant'Angelo, il saluto di Paolo Minucci. È davvero un piacere, un onore essere qui per segnare la storia, una data importante per coloro che fanno moda, per coloro che vivono anche di moda. È una struttura che nasce all'insegna di un progetto lungimirante, grazie ad un imprenditore che non finiremo mai di ringraziare, Giuseppe Massullo, a cui vorrei indirizzare il primo grande applauso del numeroso pubblico presente. Quasi 2000 metri quadrati a disposizione, come vedete, con ampi spazi per la presentazione in anteprima di collezioni che vanno dall'abbigliamento elegante a quello classico, abiti da sposa, intimo e quant'altro. Nasce così a Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara, e lo diciamo anche a beneficio di coloro che ci seguono in diretta streaming sul sito cronacheabruzzesi.it, il primo centro espositivo moda permanente della nostra regione e oserei dire anche del centro sud Italia. Grazie e complimenti a tutti i presenti. Che bella giornata. E noi vogliamo onorare questo appuntamento con un defilé di moda che abbiamo preparato con alcune indossatrici, alcuni indossatori che vanno per la maggiore a livello nazionale e con firme importanti, firme prestigiose che avremo modo di conoscere anche attraverso questi capi importanti. Intanto io saluto le autorità che ci sono venute a trovare, dal primo cittadino, il sindaco di Città Sant'Angelo, Matteo Perazzetti, a cui va un altro grande applauso degli amici presenti, e poi il consigliere provinciale Antonio Romano, l'assessore regionale al turismo Daniele Damario. Insomma, sarà una giornata ricca di emozioni, di spunti interessanti. Poi abbiamo anche uno dei tanti fotografi dei VIP presenti in sala, abbiamo anche una storica indossatrice che ha vergato dei momenti salienti nella storia della moda. Io mi riferisco a Vittoria Marzari, per 20 anni protagonista della scena sulle passerelle di Mezza Italia. Io la saluto davvero con immutato affetto, perché lo abbiamo visto noi della stampa, l'abbiamo vista crescere artisticamente e professionalmente. Bene, detto questo, signore e signori, io vi dico che apriremo con un angolo dedicato alla moda firmata Anteprima Abbigliamento, che uscirà assieme agli accessori firmati Maiaroli, firma prestigiosa a livello nazionale, ma poi proseguiremo con i capi realizzati dall'Istituto di Moda Burgo di Pescara, continueremo con l'intimo firmato Unigross, la più grande catena esistente nella nostra penisola, e poi concluderemo con gli abiti da sposa firmati Bonjavi Bridal Group. È davvero un piacere essere qui, ma a presentare questa bella giornata, una giornata storica, poi avremo modo anche di sottolinearlo con il primo cittadino che ha portato qualcosa di importante e di significativo per celebrare questo momento moda da non trascurare. Dicevo, a presentare questa bella giornata in diretta streaming, ma anche sui circuiti televisivi collegati, è una campionessa dello sport, già campionessa italiana di pattinaggio, oggi allenatrice responsabile di una delle società sportive più importanti, la Skating Academy di Montesilvano. E affinché sia la bellezza a presentare la bellezza, signore e signori, per voi Stella Cantelli, ovviamente vestita Anteprima Abbigliamento. Buongiorno a tutti e grazie Paolo per avermi invitato a condurre con te questo bellissimo evento di moda, questo fantastico momento che anticipa l'evento di Anteprima e il grande successo, no, di questo spazio moda permanente. Quindi ti lascio la scena come giusto che sia, Stella Cantelli. Grazie. Signore e signori, siamo lieti di ospitarvi in questo nuovo centro di esposizione moda permanente. Dopo molto tempo possiamo nuovamente aggregarci e dare vita a questi bellissimi eventi di moda. La sfilata che andremo a vedere sarà uno sguardo a 360 gradi sulle tendenze di questo particolare autunno-inverno 22-23.
Outfit studiati per centrare le vostre vendite, curati personalmente da Anteprima, dove vedete esposti tutti questi cartelloni pubblicitari e che ha dato vita a questo evento. Non solo per il prêt-à-porter di prestigiosi brand come Alma Sanchez, indossati da personalità ovviamente dello spettacolo come Elettra Lamborghini, Raffaella Fico, Chiara Nasti, ma anche Georgia E. Jones e Deep Blue, brand dei tailleur indossati da giornalisti e personaggi Rai, ma anche brand come Antonio Notaro, indossati da Elisabetta Gregoraci e Valeria Marini, da Alex Belli e Akash Kuman per la linea Uomo. Allora, a voi come prima uscita la moda di Anteprima abbigliamento e accessori Maiaroli. Thank you.
Momenti moda firmati Anteprima Abbigliamento e accessori Maiaroli. Thank you.
momento moda firmato Anteprima Abbigliamento e Maiaroli Accessori. Thank you.
Un applauso a Dante Prima Moda e Maiaroli Accessori, davvero un momento eccezionale di moda. Allora, io a questo punto inviterei qui a salire sul palco con me i coordinatori del quadro moda, che sono Giuseppe, Chiara, Martina, per Anteprima e Stefania e Roberto per Maiaroli. Invitiamo gli autori di questo quadro moda. Giuseppe, Chiara e Martina. Preziosissime le ragazze anche nel backstage. E Stefania e Roberto? Ok, Roberto ovviamente è al lavoro, quindi per Maiaroli c'è Stefania. Allora, passerella anche per voi. Anche per Giuseppe, una bellissima passerella. Complimenti Giuseppe per aver curato questo quadro moda. Grazie mille per aver curato, come dicevamo poc'anzi, questo bellissimo quadro moda e anche la scelta degli abiti, compreso il mio. Grazie mille. E adesso Paolo, c'è una piccola sorpresa, se mi vuoi raggiungere. Bene, bene, un applauso alla nostra Stella Cantelli. Mamma mia, quanta gente quest'oggi al centro Ibisco, è davvero un piacere essere qui per presentare questa giornata storica per la moda. E come è giusto che sia, ci hanno raggiunto anche le istituzioni che abbiamo salutato in apertura del nostro collegamento. Quest'oggi io so per certo che aveva tantissimi impegni in ogni angolo della nostra regione, però non poteva mancare ad un appuntamento così importante. Lo dico prima di proseguire con il secondo angolo moda, ma soprattutto con i vestiti da cerimonia firmati sempre Anteprima Abbigliamento, perché abbiamo ancora da vedere delle chicche, delle autentiche chicche, dei capi presentati per la prima volta in esclusiva proprio su questa passerella nella giornata inaugurale di questo centro espositivo di moda permanente che nasce ufficialmente quest'oggi a Città Sant'Angelo. Però è il momento di far accomodare qui l'assessore regionale al turismo Daniele Damario. Eccolo l'assessore Damario, venga assessore, l'aiutiamo, ma è sportivo, atletico l'assessore, appunto il turismo e lo sport, ecco, ben trovato. Ecco il nostro assessore Daniele Damario, assessore al turismo. La moda è parte integrante del capitolo turismo, una regione che esprime delle peculiarità ben precise nel settore, tante aziende che davvero fanno onore alla regione Abruzzo ma anche all'Italia intera. Il PIL decreta un successo molto importante in tal senso anche nel settore moda, nonostante la pandemia abbia condizionato i sacrifici degli operatori del settore. Il suo saluto verso questa manifestazione, verso l'impegno di questi organizzatori che ce l'hanno voluta mettere davvero tutta per regalare una struttura, un punto di riferimento a tutti gli operatori. Grazie Paolo, innanzitutto consentitemi di salutare il sindaco di Città Sant'Angelo Perazzetti, il padrone di casa qui. Sì, dicevi, sicuramente sono momenti importanti, il campo della moda, il settore della moda sicuramente con la pandemia, un po' come tutti i settori, ha pagato duramente questo prezzo, però ci sono segnali di ripresa sicuramente importanti, e avere strutture come queste che ospitano, che danno la possibilità agli operatori del settore di mettere in mostra quello che si produce, quello che si commercializza qui in Abruzzo, è sicuramente importante. Io oltre assessore al turismo sono anche assessore allo sviluppo economico e voglio dire stiamo organizzando anche momenti importanti all'estero, voglio dire che una delegazione di imprese del campo della moda, in particolare del campo della pelletteria, sarà protagonista il 27, il 28 e il 29 novembre a Dubai
in una mostra importante, abbiamo organizzato per loro incontro B2B, soprattutto loro pagano il momento perché la Val Bibrata, che è ricca di queste aziende, alcune di queste aziende erano monocommittenti addirittura con la Russia, e quindi capite che è un momento sicuramente difficile. Quindi creare nuovi spazi di internazionalizzazione per queste imprese sicuramente è importante, e dicevo, avere strutture come queste ferme, sai, è sicuramente decisamente importante. Ebbene, a chi ci ha creduto va sicuramente il grazie di tutto il settore. Devo dire che sono bei momenti, anche belli da vedere, insomma, un po' di invidia per la forma fisica dei modelli, però insomma ce la mettiamo tutta. Grazie Paolo. Grazie Assessore. Grazie. Che cosa si sente di augurare? Lo so che poi lei deve scappare, ci dovrà lasciare per impegni istituzionali assunti ovviamente in precedenza. Che cosa si sente di augurare a questi imprenditori che hanno scommesso e continuano a scommettere nella moda tra tanti problemi di ogni genere? Beh, sicuramente ci sentiamo di dire che forse è un settore che ha bisogno di investimenti, e quindi bisogna crederci in un momento difficile. Ovviamente in bocca al lupo a chi investe nella nostra regione, investe nel campo della moda, ma in tutti gli altri settori. Per quel che può la regione, sicuramente con la nuova programmazione 21-27 ci sono anche fondi a disposizione per l'innovazione, quindi ovviamente il campo della moda è uno di quelli che sicuramente è in continua innovazione. Quindi le istituzioni, la presenza fisica del sindaco e l'assessore regionale dimostrano che c'è attenzione a questo settore, e sicuramente non farà mancare il proprio supporto. Grazie Assessore Daniele Damario, grazie, grazie. Noi la concediamo. Grazie. E allora Stella, siamo pronti per continuare a parlare di anteprima abbigliamento e degli accessori Maiaroli con gli abiti da cerimonia. Guardate un po', capi davvero esclusivi che vediamo e vedrete per la prima volta. Buona visione a tutti.
passerella, sempre gli abiti firmati anteprima e gli accessori Maiaroli. Prima abbigliamento e Maiaroli accessori, abiti da cerimonia ovviamente, deliziosi. E a questo punto, prima di passare ad un altro momento moda, inviterei le autorità di questa bellissima città a salire sul palco. L'assessore romano e rappresentanza della provincia, l'assessore può raggiungerci, e il sindaco di Città Sant'Angelo, Matteo Perazzetti. Anche voi atletici, salite da qui. Benvenuti
Assessore, benvenuto. Cosa pensa di questo bellissimo progetto di un allestimento permanente di moda? Beh, per noi è un motivo di orgoglio sia per la provincia, per la nostra amministrazione comunale. Io sono qua in doppia veste. Vedere questo stabile che è stato organizzato per una delle sfilate permanenti non può che inorgoglirci e dire a tutte queste persone che ci lavorano per la moda di continuare su queste attività. Grazie. Grazie a lei. E Sindaco, doverosa una domanda anche a lei prima di procedere alla consegna di un presente per uno degli autori di questa bellissima situazione, no? Chiamiamola così, di questa permanenza di una situazione moda. Quindi cosa pensa e ovviamente credo che sia fierissimo di ospitare nella sua città il primo polo di moda permanente in Abruzzo, qui a Città Sant'Angelo. Assolutamente sì, per me oggi poter salutare questa nuova alba per la moda e soprattutto vedere rifunzionalizzata una struttura che pone in essere un hub della moda permanente all'interno del centro Ibisco è veramente un grande piacere. Uno, perché vuol dire che la struttura che per anni è stata sottoutilizzata oggi vede una nuova veste, e avere un hub della moda presente è veramente una cosa che inorgoglisce, soprattutto perché la moda è una dei motori economici della nostra nazione che dobbiamo curare in tutto e per tutto. E lo diceva prima l'assessore Damario, soprattutto la moda abruzzese, gli operatori della moda abruzzese devono riuscire a essere sostenuti. Ecco perché le amministrazioni comunali, provinciali e regionali oggi sono presenti qui. E allora a questo punto inviterei a salire sul palco Giuseppe Massullo, al quale verrà consegnato un premio, un presente da parte dell'amministrazione comunale nella persona appunto del sindaco, per ringraziarla di questa idea innovativa che apporta sicuramente una novità a questa città. Il pensiero che l'amministrazione comunale ha voluto riservare a uno degli operatori che si è insediato qui a Città Sant'Angelo e che vogliamo legare come angolanità, perché noi così ci chiamiamo a Città Sant'Angelo, e siccome lavora nella moda, nella bellezza, Città Sant'Angelo ha una delle chiese più belle d'Abruzzo ed è una delle particolarità. Questo presente, questo libro che racconta questa cosa di Città Sant'Angelo, va a scoprire una di quelle bellezze che sono incastonate e di cui l'Abruzzo è veramente pieno. Ecco perché anche l'invito a visitare tutti quei piccoli campanili che costellano la nostra regione, perché sono veramente delle chicche uniche. Veramente complimenti a tutti e vi auguro una buona giornata. Grazie Sindaco e grazie a Giuseppe Massullo, responsabile di Unigross. Sindaco, grazie, sono onorato. Noi stiamo da Città Sant'Angelo dal 1995 e veniamo da Campobasso, e su questo territorio ci abbiamo sempre creduto e ci auguriamo di fare la nostra parte per dare anche all'Abruzzo la centralità commerciale che ha tenuto nel passato e che deve risplendere oggi, specie nell'Ibisco, perché ci deve essere la rinascita di questa struttura. Ci impegneremo al massimo. Una parola, qui abbiamo invitato tutti i colleghi, pochi sono venuti, io ringrazio quelli che sono venuti, Anteprima, Maiaroli e cose, e invito gli altri colleghi a collaborare, perché è nell'interesse di tutti che questa struttura rinasca come si deve. Grazie. Grazie a voi, grazie a Giuseppe Massullo, responsabile Unigross, e all'amministrazione comunale nella figura del sindaco, l'assessore Romano in rappresentanza della provincia. Allora, proseguiamo la nostra passerella della moda con un'altra azienda che rappresenta la nostra regione in tutta Italia in maniera egregia, e parliamo dell'Istituto di Moda Burgo. Vi do qualche piccolo aneddoto. L'Istituto di Moda Burgo di Pescara è una delle accademie più accreditate nel panorama nazionale, come detto poc'anzi. Concorre pienamente allo sviluppo mutevole della ricerca stilistica, trasmettendo il fascino del design,
lo studio del modellismo e la materia della confezione sia sartoriale che industriale, mediante corsi professionali di stilista di moda, designer di moda, modellista industriale, modellista sartoriale, modello, taglio e confezione. Quindi ringraziamo gli stilisti che hanno realizzato i capi che vedremo tra poco in passerella e a voi la moda Burgo.
momenti di moda firmati Burgo, Istituto di Moda Burgo. Allora, per dare un po' di tempo alle nostre modelle in passerella, vorrei invitare qui sul palco per un ringraziamento e un saluto coloro che sono stati gli artefici di tutto ciò nel backstage, a cominciare dal nostro hairstylist. Lo invitiamo a salire. Lo faccio dire a te il tuo nome, perché sei molto emozionato, quindi presentati. Mi chiamo Simone Padula. Simone è un hairstylist locale. Simone, dove operi solitamente? A Città Sant'Angelo, in paese. Ok, quindi è anche un modo per pubblicizzare in questo angolo di moda permanente, che è il primo in Abruzzo, ricordiamolo, delle professionalità locali, ovviamente. Quindi grazie. Cosa ti è sembrato di questo evento? Come ti sei trovato all'approccio in questa prima edizione di sfilata in un angolo permanente dedicato alla moda? È sicuramente un'emozione, lo rifarei altre migliaia di volte, perché è un'esperienza veramente unica. Allora, io ti ringrazio, non abuso della tua diciamo disponibilità, perché so che sei molto emozionato e i capelli, le acconciature delle ragazze, compresa la mia, sono state curate tutte da lui, e quindi ti ringrazio per questo, e tutto il nostro staff ti ringrazia. Quindi grazie e complimenti. Grazie a tutti. Grazie a voi. Allora, se siamo pronti col quadro, vi lascio al secondo quadro di Burgo. Di Moda Burgo, fantastici i vestiti e le collezioni che avete poc'anzi visto in passerella.
E a questo punto chiamerei appunto sul palco gli stilisti che hanno realizzato i capi presentati in passerella, che sono Diego Masciarelli, Maria Luisa Perez, Mariana Pupil e Paolo Graziani. Grazie mille ragazzi, guadagnate la passerella anche per voi oggi. Certo, vai. Un applauso ai realizzatori di questi bellissimi abiti. Complimenti ancora a Diego, Maria Luisa, Mariana e Paolo. Nominiamo anche gli altri ragazzi che hanno partecipato alla realizzazione di questa collezione, che sono Stefania Di Marco Berardino, Natascia Delle Monache e Leonardo Tenisci. Grazie quindi a voi per averci regalato questo bellissimo momento di moda firmato Burgo, e a questo punto, per allietare anche le orecchie e non solo gli occhi dei nostri ospiti, vorrei invitare a salire sul palco un cantante fantastico che rappresenta egregiamente l'Abruzzo, un personaggio versatile perché oltre che cantante e presentatore di serate, le serate più importanti d'Abruzzo firmate anche Miss Adriatico, il vincitore del Festival della Melodia, nonché presentatore mio carissimo amico Maurizio Tocco. Ciao, buongiorno, buona domenica a tutti. Ti stavi emozionando a presentare? Sì, mi sto emozionando molto, perché solitamente, diciamolo anche al pubblico di oggi, che presentiamo insieme. Esatto, in presentiamo genere. Insieme, quindi mi fa molto piacere presentare te ogni tanto, e ti lascerei il palco con quale canzone? Vediamo se hai studiato. La mia canzone preferita. Una canzone che ho scritto perché mi ha fatto vincere il Festival della Melodia a livello nazionale, Portami al mare. E allora con queste note bellissime, portaci al mare, Maurizio. Grazie. Grazie a te. Grazie. Ricordo, c'era una sedia qui davanti a me e mi riconosco bevendo solo nella stanza il mio caffè. Tu che parli piano, a malapena so quanti anni hai, ma mi sono accorto che tu da qui non sei passato mai. E ti guardo e di nuovo io resto immobile. Le giornate passano, tutti i pensieri restano, e a quei momenti appendo solo fotografie, le mie e le tue e le mie. Non devo chiederti niente, non condanno le scelte, capirti non sarà facile. Di certo non sono stabile, e a chi mi dice che passa, il vuoto quello mi resta. E portami al mare, fammi vedere cosa sai fare, se tra castelli di sabbia mi sai abbracciare. Tu portami al mare, sposta le nuvole dal sole, e fammi vedere che non si muore. Ah, non sei d'accordo, ti riconosco in tutto quel che fai, e tieni per mano i sensi, e troppo stanco prendi e te ne vai. Fragile, non troppo comodo, quell'orologio non si ferma mai. Porto dentro un ricordo, in pieno inverno tu mi ascolterai, e ti guardo e di nuovo io resto immobile, e le giornate passano, tutti i pensieri restano,
e a quei momenti appendo solo fotografie, le mie, le tue, le mie. Non devo chiederti niente, non condanno le scelte, capirti non sarà facile, di certo non sono stabile. E a chi mi dice che passa, il vuoto quello mi resta. E portami al mare, fammi vedere cosa sai fare, se tra castelli di sabbia mi sai abbracciare. Portami al mare, spostare nuvole dal sole, e fammi vedere che non si muore. Fammi vedere, fammi vedere, che non si muore. Grazie, grazie, grazie mille. Maurizio Tocco. Grazie, con questo tempo portami al mare. Buon proseguimento, ci vediamo dopo. Grazie, grazie mille, ciao. Un applauso ancora a Maurizio Tocco. Allora, proseguiamo con la nostra giornata della moda. Nel primo allestimento permanente dedicato alla moda, e andiamo a parlare di Unigross. Vi faccio la presentazione di questa azienda. Parlare di intima oggi significa parlare inevitabilmente di Unigross, la più grande catena di negozi specializzati nell'offrire ad un pubblico sempre più esigente un'ampia varietà di scelta, sia per l'uomo che per la donna. Intimo per tutte le età, capi firmati e di qualità. Oggi in passerella la pigiameria comoda e confortevole, ma anche pratica e conveniente, proprio nello stile di Unigross, inconfondibile come sempre. Inoltre oggi vi ricordiamo che chi volesse acquistare Unigross c'è un ulteriore sconto del 44%. Allora non perdiamo tempo e lanciamo in passerella l'intimo firmato Unigross. There's something about you, 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 there's something about you. What about a hit? What about a hit of your love? Start to shake with your hand. Will it ever click? Will ever click? Are you a freak? You turn and face me. Maybe this time I'll choose. What about a hit? What about a hit of your love? Start to shake. Start to shake with your hair. Will ever click? Will ever click? Are you a freak? You turn and face me. Maybe this time I'll choose. What about a hit? There's something about you. There's something about you. There's something about you.
momenti di moda firmati Unigross. Unigross. Thank you.
Thank you.
l'ultima passerella per l'intimo firmato Unigross. Complimenti, a questo punto invitiamo a salire sul palco i coordinatori del Momento Moda, Serena Massullo, Liliana Gallo e Antonio Ciavaro. Buonasera, benvenuti. Allora, a questo punto lascerei la parola ad una delle coordinatrici del Momento Moda, Serena Massullo. Grazie. Mi sentite? Sì, perfetto. Buongiorno a tutti, sono Serena Massullo e sono qui in qualità di rappresentante dell'azienda Unigross, ma non solo di questo, ma soprattutto del reparto creativo ed importazione. Allora, oggi abbiamo visto sfilare tanti capi per occasioni speciali, invece Unigross è un po' più la voce del popolo, cioè quel pigiama che magari noi non indossiamo per l'occasione speciale, ma è il pigiama che indossiamo tutti i giorni. Quindi, nonostante ci tenevo a dire e a precisare, così avete un po' un'idea dei nostri prodotti, che nonostante siano dei prodotti da tutti i giorni, non devono per questo modo essere meno, bisogna sentirsi meno importanti quando si indossa un pigiama. Quindi i prodotti di Unigross sono la maggior parte, tutti quelli che avete visto sfilare sono di importazione e produzione propria. E cosa li rende speciali? Li rende speciali la qualità, cioè il fatto che anche se vengono vestiti tutti i giorni, scusate, una mosca addosso. Anche se vengono indossati tutti i giorni, qualitativamente sono veramente buoni e io penso che molti di voi siano andati da Unigross e che vestano i nostri pigiami. Non solo qualitativamente molto buoni, ma anche il prezzo. Ci teniamo sempre a garantire un prezzo che può essere accessibile a tutti. E i nostri prodotti vengono trattati come figli perché sono di produzione propria e non tutti al giorno d'oggi hanno una produzione propria, cioè creano e producono e seguono il prodotto dalla A alla Z, e questo è quello che fanno i miei colleghi qui presenti da soli, questo lavoro che fanno completamente da soli, quindi un applauso per i miei colleghi. E sono persone che sono entrate nella nostra azienda più di 15 o 20 anni fa, Antonio anche di più, da quando era giovane. E sono almeno una trentina d'anni che lavori nell'azienda, sì. E sono persone che sono nati come responsabili, come commesse, e questo reparto prima non c'ero ed è nato e cresciuto con loro, quindi tutto quello che vedete qui non viene da stilisti alta moda presi e che vengono a fare questo, ma sono persone che, a cui piace il lavoro che fanno e si dedicano ogni giorno, i risultati si vedono perché i prodotti che hanno sfilato non hanno niente che di meno rispetto a aziende di alta moda. Quindi un applauso e lascio la parola a loro se vogliono dire qualcosa. Volete intervenire anche voi in rappresentanza dell'azienda? Ha detto già tutto Serena, quindi ringraziamo Serena Massullo, Liliana Gallo e Antonio Ciavaro. Grazie a voi e alla moda conveniente e confortevole di Unigross Intimo, che ricordiamo, per chi volesse acquistare, oggi c'è un ulteriore sconto del 44%. Benissimo, andiamo avanti dopo il terzo quadro moda, scusate, con un altro artista della nostra regione, precisamente di Montesilvano, un cantautore locale, quindi omaggiamo ancora la bravura e la preparazione della nostra regione. A voi, Anto, e quale occasione migliore per omaggiare le nostre bellissime ragazze che sono appunto indossatrici e indossatori professionisti con la canzone Bella come vivere. Sdegno il tempo che perdo qui nella mia abitudine.
servisse poi qualcosa. Cambio rotta, mi perdo per strada, ma basta solo un flash che resta la tua impronta in testa. Penso che ora tu sei mia, che dopo tutto tu già sia l'effetto di questa voglia di te, di questa mania. La soluzione così sia, il senso di monotonia perde quote prime gemme, la tua filosofia. E mi gonfi la vita di una gioia infinita, sei la dose d'amore che riempie i miei giorni di aria pulita. La connessione del cuore collegata al mio amore, sinfonia sublime di Mozart in accordo minore. Bella come vivere, bella come vivere. Affranto attendo, quasi distratto, questa amara inquietudine senza più alternative. Ma poi penso che sei mia, che nonostante tu già sia l'effetto di questa voglia di te, di questa pazzia. La fonte della mia ironia, il vuoto che mi porta via, perde quote prime gemme, la tua filosofia. E mi gonfi la vita di una gioia infinita, sei la dose d'amore che riempie i miei giorni di aria pulita. La connessione del cuore collegata al mio amore, sinfonia sublime di Mozart in accordo minore. Bella come vivere, bella come vivere. E mi gonfi la vita di una gioia infinita, sei la dose d'amore che riempie i miei giorni di aria pulita. La connessione del cuore collegata al mio amore, sinfonia sublime di Mozart in accordo minore. Bella come vivere, bella come vivere, bella come vivere, bella come vivere. Grazie. Grazie di cuore. Grazie mille ad Anto con la sua bellissima canzone, grazie. Allora, ci prepariamo ad accogliere in passerella l'ultima sfilata di oggi, che è quella delle spose, ovviamente, con un atelier locale e le spose di Katia, meglio conosciuto come Benjavi. Lo stile di Katia nasce tanti anni fa nel suo antichissimo colle a Città Sant'Angelo, sui banchi di scuola. Fu lì che i suoi primi schizzi cominciarono a prendere vita. Non si diventa stilista dall'oggi al domani. La passione di Katia per la moda nasce da un carisma innato in lei e consolidato studiando presso la prestigiosa Accademia di Moda e del Costume di Roma. La continua ricerca dei materiali innovativi, dei pizzi pregiati e all'avanguardia sono la caratteristica principale delle spose di Katia, che cura scrupolosamente ogni dettaglio. Benjavi, abiti da sposa e da cerimonia su misura, crea abiti per la sposa, per la mamma, per la sorella, la testimone, per uno dei giorni più importanti della vita. E allora ci apprestiamo ad accogliere in passerella le creazioni di Benjavi.
prossima giornata di moda. Un applauso alle spose di Katia e alla signora Katia Bosica di Benjavin Group, che invito a salire qui sul palco. Complimenti alla signora Katia. Signora Katia, vuole aggiungere qualcosa oltre a quello che abbiamo visto qui in passerella, che già anticipa insomma tutto delle sue creazioni, che sono meravigliose? La ringrazio, io penso che gli abiti parlano già da sé, quindi i miei abiti sono unici perché vengono creati esclusivamente sulle spose. Grazie mille per questa bellissima passerella, per questo momento moda firmato Benjavin Group. Grazie ragazzi. E a questo punto inviterei a salire sul palco Paolo Minnucci per concludere questa bellissima prima giornata di moda. Eccoci qua, eccoci qua, ecco, siamo agli sgoccioli mentre salutiamo queste stupende indossatrici e stupendi indossatori, a dire il vero, cara amica, perché è un momento importante. Io volevo intanto salutare tutti i presenti, Stella, ad iniziare da Angelo e Ennio Barbarossa, noti imprenditori che ci sono venuti a trovare, Gianfranco Falcone, vedo tanti amici importanti, ma io vorrei qui, per questo saluto, per questo congedo, cara Stella, coloro che hanno creduto in questa giornata storica, la prima di una lunga serie, io me la auguro vivamente, perché è una struttura davvero futuristica per certi versi, legati alla moda, soprattutto per coloro che hanno fatto moda tra mille difficoltà negli anni addietro. Finalmente qui a Città Sant'Angelo, al Centro Ibisco, Padiglione D, abbiamo un punto di riferimento dove fare moda, dove invitare aziende piccole, medie e grandi, ma anche aziende conosciute fuori dai confini nazionali, per l'anteprima delle proprie collezioni. Senz'altro ci sarà un grande affare, lo dico anche a beneficio delle nostre indossatrici e dei nostri indossatori. Quindi il lavoro e l'impegno non ci mancherà di qui in futuro. Per questo io vorrei ringraziare ancora una volta, proprio di vivo cuore, colui che ha sposato da subito questo progetto, vale a dire l'imprenditore Giuseppe Massulo, che vorrei sottolineare con il vostro scrosciante battimani. Grazie al signor Massulo, titolare della catena Unigross, davvero un punto di riferimento ormai per tutti gli italiani, perché è praticamente presente in ogni regione della nostra penisola. E vorrei invitare qui in passerella tutti coloro che hanno coadiuvato per la buona riuscita dell'evento, ad iniziare da Barbara Di Marco, Maurizio Tocco, venite, venite, Bice Di Pasquale, venite, venite, Giuliana Marinelli, tutti gli amici, ma anche coloro che hanno preso parte in prima persona alle sfilate, ad iniziare dall'amico Giuseppe di Anteprima e poi ancora l'amica Serena di Unigross, anche la stilista Maiaroli, Stefania Maiaroli, e poi ancora... ancora per l'Istituto di Moda Burgo, gli amici dell'Istituto di Moda Burgo, e poi Katia Bosica dell'atelier di abiti da sposa. Naturalmente qui con noi è davvero una chicca, soprattutto per coloro che hanno sempre seguito le vicende della moda, una delle indossatrici che fa parte di diritto della storia delle passerelle, non solo della nostra regione ma dell'Italia intera. È un'indossatrice che ha mantenuto intatta tutta la sua bellezza, la sua professionalità, la sua eleganza. Oggi è una felice mamma, io la vorrei qui accanto a noi. Si tratta di Vittoria Marzari. E io, proprio per salutare allegramente, io vorrei che, ad iniziare dalla nostra, ecco, dalla nostra Vittoria Marzari, ah, quanta nostalgia, caro Giuseppe Massullo, questa ragazza, questa signora per meglio dire, ha vergato dei momenti salienti nella storia della moda
abruzzese. Quante sfilate davvero fatte ad un certo livello, e io la vorrei seguire con il vostro applauso, invitandola a percorrere nuovamente e allora la passerella del centro disco. In passerella Vittoria Marzari, accompagnata dalla musica di Davide Minucci e dalla regia di Leo Di Blasio. Eccola qui, Vittoria Marzari. Che splendore, Paolo. Anche per i nostalgici delle passerelle, come il sottoscritto e come coloro che hanno seguito per anni le vicende delle passerelle. Allora Paolo, se sei d'accordo, ringrazierei anche il nostro hairstylist Simona e la nostra truccatrice Mirella Santucci. Grazie. Allora, io volevo pregare, siccome siamo in tema di passerella, abbiamo la nostra truccatrice, i nostri artisti, volevo ringraziare anche la regia televisiva guidata da Leo Di Blasio e coordinata da Marco Corneli, i presenti, ma anche la nostra Barbara Di Marco, perché coordinare i lavori di un evento simile non è affatto semplice e facile. Anche Barbara ha trascorsi autorevoli nel settore della moda, e allora l'invitiamo, perché siamo in tema. Guadagnare invitiamo la passerella. In passerella Barbara Di Marco. Grazie. Vai Barbara. Allora, vuole essere accompagnata da un uomo, quindi da Maurizio Tocco in passerella. Maurizio Tocco e Barbara Di Marco. Allora, io cedo il microfono per i saluti ai presenti, perché siamo agli sgoccioli. Lei è anche, caro Giuseppe Massullo, una presentatrice televisiva, ha trascorsi in televisione anche la nostra Vittoria Marzari, a cui cedo volentieri il microfono perché aveva dei saluti da fare. Io vi ringrazio, è una bellissima opportunità che avete messo a disposizione del mondo dello spettacolo e della moda, cosa che quando, diciamo, non è tanto lontano, però quando sfilavo io, diciamo che dovevamo organizzarci un po' di più. Quindi che sia un buon inizio e un grande fortuna per tutti quanti. Io vi ringrazio anche dell'importanza che mi avete dato e anche te Paolo, che mi tieni sempre in considerazione. In bocca al lupo per tutti, arrivederci, ciao. Grazie. Grazie, è davvero tutto. Io volevo ringraziare tutti i presenti, le aziende che hanno partecipato, gli amici della televisione, e naturalmente vorrei invitare il padrone di casa, Giuseppe Massullo, a cui cedo il microfono per i saluti finali. Grazie a tutti per la vostra professionalità. Io però un ringraziamento particolare lo devo fare a Paolo, per la sua professionalità e per l'amicizia che mi dà, e soprattutto per credere in questi progetti qua. Lui è una cerniera, tramite lui si conosce tutti, perché è ben voluto da tutti. Quindi quando c'è lui è un volano. E mi auguro che questa iniziativa qua, grazie alla sua benevolenza, diventi importante come deve essere. Grazie Paolo, fatti un bacio. Un applauso a Paolo Minucci. Io volevo salutare, permettimi Stella, volevo salutare le indossatrici coordinate da Simona Di Felice, e quindi le volevo salutare tutti, ad iniziare da Vittoria Jurkevic e poi Francesca Sicignano, aiutami pure tu a ricordarle, Shana. E poi ancora Martina e due ragazzi, ecco, Alessio 1 e Alessio 2. Ecco, grazie ai nostri indossatori, alle nostre indossatrici, ed è davvero tutto. A questo punto purtroppo il tempo stringe. Ecco, se sono presenti, allora vogliamo salutare il pubblico da casa e tutti i presenti con magari un saluto degli indossatori e delle indossatrici, e quindi con questo è tutto, Paolo Minucci vi lascia la passerella conclusiva di Alessio, e poi ancora Francesca, Simona, Vittoria, ancora Alessio, Shanna, Martina, eccoli qua i protagonisti di questa giornata storica per la moda abruzzese, l'inaugurazione del centro espositivo moda permanente qui all'interno del centro Ibisco di Città Sant'Angelo. Sono emozionato per aver aperto questo momento, che possa essere il primo di una lunga serie. Ad Maiora! Stella, siamo ai saluti, come chiudere? Allora, io direi che il modo più appropriato è salutarci e darci un arrivederci al prossimo appuntamento, che è imminente. Non diciamo ancora quando, perché sarà molto presto, però ci rivedremo prestissimo qui dall'allestimento
della moda abruzzese, lo potremmo chiamare, vero? Il primo. Bene, e allora chi vivrà vedrà. Con questo è tutto, Paolo Minucci e Stella Cantelli vi salutano e vi danno appuntamento alle prossime edizioni con la moda. Ciao a tutti dal Centro Ibisco. Ciao a tutti.